Sei soddisfatto del tuo impianto di riscaldamento di casa? Ecco quello che tutti dovrebbero sapere a cavallo del 2023 su come riscaldare casa senza gas per riscaldamento, stufe, caminetti, senza impianto geotermico, ma soprattutto senza dover chiedere un mutuo. Due invenzioni semplici, in grado di fare abbassare la bolletta del gas, di cui stranamente in pochi parlano, ma che secondo me tutti dovrebbero almeno conoscere per riscaldare casa, se non in economia, almeno in modo efficiente. Premetto subito che non tratto stufe e caminetti, non vendo assolutamente nulla di tutto quello che ti descriverò, quindi non mi contattare per acquistare prodotti perché non ti potrò rispondere. Per quanto riguarda l'efficienza ti parlerò dei pannelli radianti a infrarossi, mentre per l'economia ti introdurrò un prodotto che ancora in pochi conoscono, cioè i pannelli solari ad aria calda che in pieno inverno, se ben costruiti, sarebbero in grado di abbattere fino al 50% le spese di riscaldamento. O almeno, così dice chi li ha installati seriamente. Se ti interessa sperimentarli, considerali più che altro come un aiuto ai sistemi preesistenti per riscaldare casa e considera questo video come una base di partenza per le tue ricerche online, perché non ti mostrerò come costruirli oppure dove andarli a comprare, ma ti darò le chiavi di ricerca utili per trovare questi prodotti e magari ottenere anche le risposte alle tue domande. Innanzitutto, prima di svelarti questi metodi alternativi per riscaldare casa, ti vorrei ricordare che una buona vecchia stufa pellet ventilata riesce a scaldare bene anche un appartamento di discrete dimensioni. Naturalmente, se nonostante l'incremento del prezzo del pellet a cui abbiamo assistito a cavallo dell'inverno 2023 stai pensando a questa soluzione, dovresti provare a valutare anche un impianto di aereazione che, partendo dalla stufa, possa raggiungere almeno le stanze più importanti. Ma prima devi affrontare un altro discorso molto importante, che è quello della dispersione termica, perché sarebbe inutile andare a pompare calore a livello industriale in un'abitazione che perde comunque la brodo, no? Dovresti prima trovare ed eliminare per quanto possibile gli spifferi e le dispersioni, altrimenti per quanto cercherai di scaldare la tua casa, i tuoi sforzi risulteranno in gran parte sprecati. Al netto del discorso sull'isolamento a cappotto termico, se stai cercando un metodo rapido ed economico per trovare gli spifferi che ti entrano in casa, ne puoi valutare uno tanto semplice quanto efficace. Quello di utilizzare una candela accesa. Fai così, accendi la candela, scorri la fiamma per esempio attorno ad una finestra, ad un cassonetto oppure sotto una porta. Se entra uno spiffero d'aria anche minimo, la fiamma della candela inizierà a tremare e se lo spiffero d'aria fosse di una certa entità potrebbe arrivare perfino a spegnersi. Una volta individuati gli spifferi ti consiglio di guardare il mio video intitolato Come risparmiare sulle bollette del riscaldamento senza altre invenzioni per riscaldare casa, perché lì ti spiego come risparmiare sulle bollette del riscaldamento di casa eliminando in maniera semplice e veloce tutti gli spifferi che provengono da porte, finestre, dai vetri oppure dal cassonetto della tapparella. E poi ti passo molte dritte rapide su diversi prodotti e strategie che ti permettono di ottimizzare a basso costo il riscaldamento di casa con guarnizioni, tende termiche, ventilatori e tanto altro. Tornando invece alle invenzioni per riscaldare casa, parto citando i pannelli ed i quadri infrarossi a onda lunga o, per meglio dire, a radiazione termica. Devo dire in tutta onestà che con quello che costa oggi la corrente potresti anche non essere così d'accordo nell'installarli. Inoltre, sebbene sulla carta abbiano un alto rendimento, alcune persone li ritiene energivori e non particolarmente efficaci, anche perché quando vengono spenti la temperatura tenderebbe a scendere velocemente. Quindi, soprattutto nelle aree living, piuttosto che utilizzare i pannelli come unico mezzo di riscaldamento, ti converrebbe affiancarli al sistema tradizionale, perché i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria come vettore termico garantiscono una temperatura più omogenea ed una certa inerzia termica. È però anche bene rimarcare che tra i detrattori dei quadri o pannelli infrarossi ci sono anche clienti di prodotti ultra economici o non perfettamente posizionati o dimensionati. Eppure la radiazione infrarossa funziona, tant'è che d'inverno negli spazi aperti, come per esempio nel riscaldamento esterno per bar, le lampade riscaldanti per esterno ad infrarossi sono la scelta principale per portare un po' di tepore alle persone infreddolite, anche se questo va detto non certo senza spese. Pensa che esistono perfino lampade infrarossi per il riscaldamento interno.
Tornando al pannello di infrarossi, ti vorrei parlare di quello ad onda lunga. Il suo vantaggio principale è quello di riuscire a riscaldare l'involucro della stanza senza però consumare corrente per riscaldare anche l'aria circostante. Un po' come fa il sole con gli oggetti che gli vengono esposti, oppure con le nostre automobili che rilasciano calore proprio a seguito dell'esposizione ai raggi provenienti dal sole, e tutti sappiamo quale forno può diventare un'autovettura abbandonata sotto il sole di luglio o di agosto. Se vai in montagna d'estate, anche in altura, con aria molto fresca, lasciando l'auto sotto il sole battente, troverai comunque la carrozzeria caldissima, proprio per l'azione dei raggi infrarossi sulla sua superficie. I pannelli radianti ed infrarossi funzionano proprio così e sono prodotti ad alta efficienza, tecnologici e anche discreti. Possono mimetizzarsi nell'appartamento prendendo le sembianze di uno specchio riscaldante, magari da mettere in bagno, di un quadro riscaldante per la camera o il corridoio, oppure di un banalissimo pannello radiante per il riscaldamento infrarossi. Inoltre, a differenza dei prodotti a convezione, riscaldano in maniera assolutamente silenziosa e senza sollevare polvere. Se poi hai anche la fortuna di avere sul tetto un buon impianto fotovoltaico, durante le ore di sole il risparmio è assicurato. Il pannello infrarossi non deve necessariamente rimanere acceso in modo continuato. Un termostato si occuperà di accenderlo e spegnerlo, ma se deciderai di acquistare un prodotto troppo economico o sottodimensionato, potresti non rimanere particolarmente soddisfatto perché il pannello scalderà poco e, non raggiungendo mai la temperatura impostata, potrebbe rimanere costantemente acceso. Quindi, se quello che hai in mente di fare fosse più che un semplice esperimento, ti suggerisco di evitare il fai da te e rivolgerti ad un'azienda specializzata che ti potrà aiutare con la scelta dei giusti pannelli radianti e la loro corretta installazione. Comunque, se vuoi saperne di più e ti interessa valutare qualche prodotto, puoi fare una ricerca sia su Google che su YouTube con le chiavi pannelli radianti infrarossi, quadro a infrarossi, pannello infrarossi a onda lunga e installazione pannelli radianti. Ti ricordo che non tratto stufe, caminetti, non vendo assolutamente nulla di tutto quello che ti sto descrivendo, quindi non mi contattare per acquistare prodotti perché non ti potrò aiutare. Passiamo ora ad un sistema di riscaldamento economico, solare termico. Tra i sistemi di riscaldamento economici e le invenzioni più interessanti per riscaldare casa, te ne potrà interessare una che promette di generare calore completamente gratis. Sono i pannelli solari ad aria calda. In rete esistono perfino istruzioni e video per costruirseli da soli. Ma se non sei del mestiere o non hai tempo per il fai da te, potresti sempre pensare di comprarti un pannello già fatto. Esiste e una volta installato sarai in grado di generare calore praticamente gratis. Unica limitazione è che, essendo un pannello solare, funziona solo durante le ore di sole. Tuttavia, poter risparmiare anche solo per una parte della giornata ti porterà un risparmio complessivo sulla bolletta, il che ti permetterà di ammortizzare il prodotto e avere un risparmio effettivo. I pannelli solari ad aria calda vengono costruiti in varie dimensioni. In genere sono posati sulla parte esterna o comunque a fianco dell'abitazione. Ne esistono a circolazione dell'aria di tipo attivo e di tipo passivo. Il motivo per cui vengono posati sul fianco è perché l'aria, soprattutto nei pannelli di tipo passivo, viene prelevata all'altezza del pavimento e attraverso un tubo che oltrepassa la parete viene portata nella parte bassa del pannello che sta fuori casa. Il pannello riscaldato dal sole scalda a sua volta l'aria che entra al suo interno, la quale sale verso la parte alta e torna in casa attraverso un altro tubo. I pannelli solari ad aria calda di tipo attivo possono invece venire posati anche sul tetto perché il ricircolo dell'aria avviene tramite un piccolo motore alimentato da un piccolo pannello fotovoltaico che lo rende di fatto autonomo anche dal punto di vista elettrico. Il motore aspira aria fresca dall'interno dell'abitazione, la convoglia nel pannello dove il flusso d'aria si riscalda e viene riconvogliata in casa. Il tutto funziona solo in presenza del sole, quindi considerali come un'ulteriore spinta per potenziare il tuo sistema di riscaldamento senza ulteriori spese fisse per elettricità, gas o pellet. Possiamo dire che questo pannello solare ad aria calda è il sistema di riscaldamento elettrico più economico perché quando fai lavorare il sole, tutti gli altri consumi si abbassano. Quindi, a fine mese, anche la bolletta del gas sarà inevitabilmente più bassa. Sui motori di ricerca, come su Google o YouTube, li trovi con diverse parole chiave. In particolare, puoi utilizzare solar air heater, aria solare, stufa solare, pannello solare ad aria calda.
Ti ricordo che non tratto stufe, caminetti, non vendo assolutamente nulla di tutto quello che ti ho descritto, quindi non mi contattare per acquistare prodotti perché non ti potrò rispondere. Ma se oltre a dover riscaldare casa hai bisogno anche di informazioni per il tuo arredamento o per la camera da letto, puoi visitare il mio sito www.savoldi.net, dove trovi il blog Reti, Materassi e Fai da te. La vita sarà più semplice, risparmierai tempo e fatica. E come sempre, cerca Savoldi, il tuo falegname di fiducia.